Mi hanno raccontato la loro Artemisia Gentileschi. Grazie a questi racconti e a queste visioni abbiamo creato insieme questo polittico. In questo momento sono stati inseriti già 6 ragazzi con un contratto provenienti appunto dal Nisida e dalla casa circondariale di Pozzuoli. Un inizio proprio per dare una svolta alla propria vita. Puteoli Sacra nasce da un'idea, dall'idea della diocesi di Pozzuoli di mettere a disposizione dei ragazzi e delle ragazze presenti nelle 2 carceri del territorio flegreo, cioè Nisida e appunto la casa circondariale di Pozzuoli, il suo bene più grande, il suo tesoro più grande, che è appunto la cattedrale con la sua pinacoteca e il museo diocesano. In questo momento sono stati inseriti già 6 ragazzi con un contratto provenienti appunto dall'istituto penale minorile di Nisida e dalla casa circondariale di Pozzuoli, insieme ad altri ragazzi del territorio che gli fanno un po' da tutor, da fratelli maggiori. Io mi occupo dell'infopoint dove accolgo i turisti e per poi farli iniziare questo tour guidato all'interno sia del Tempio Duomo che nel Museo Diocesano. Abbiamo avuto i contratti, diciamo, di lavoro e abbiamo continuato sia lavorando che la formazione insieme. Un inizio proprio per dare una svolta alla propria vita. Nata con un percorso, il percorso che ho fatto con i ragazzi qui a Rione Terra. Loro mi hanno raccontato le loro esperienze, mi hanno raccontato la loro Artemisia Gentileschi, mi hanno fatto conoscere nuovamente questa grandissima artista e quindi grazie a questi racconti e a queste visioni abbiamo creato insieme questo polittico. Il percorso era proprio un percorso di educazione alla lettura delle immagini e alla percezione. Ed è stato un percorso circolare, perché io ho più ricevuto quanto insomma dato. L'importanza di questo percorso, il fatto che queste persone sono importanti ed è importante la qualità della loro vita. La qualità della loro vita migliora anche grazie alla bellezza che li circonda. Ne hanno bisogno, ne abbiamo bisogno tutti, ma ne hanno bisogno soprattutto loro. Io mi occupo della sicurezza e faccio l'infopoint. Ho partecipato a questo progetto da giugno l'anno scorso. Ha fatto capire pure il significato della vita, che è importantissimo. E io fino ad ora non avevo mai lavorato. Questa è un'esperienza nuova e una cosa che mi piace molto. È meglio lavorare che fare altre cose. Sì, 100.000 volte. Dalle macerie, dai eventi negativi, dai eventi a volte anche catastrofici, può rinascere la bellezza e si può riattingere una bellezza che non è nuova, ma che c'è sempre stata e di cui ci eravamo dimenticati.